Buonasera cari amici, oggi 22 febbraio 2018, questa è la terza edizione della nostra rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RCT Science e Pianeta Oggi TV. Elezioni, Juncker agita lo spettro dei mercati, ottiene subito il risultato. Lo spread si allarga e borsa peggiora con perdite. Il presidente della Commissione dell'Unione Europea ha affermato che dobbiamo prepararci allo scenario peggiore. C'è un governo non operativo in Italia, con conseguente forte reazione dei mercati nella seconda metà di marzo. L'intero arco costituzionale lo attacca. Il Movimento 5 Stelle dice che è grave ingerenza negli affari interni. Brunetta risponde evidentemente molto confuso. Frantoianni dice faccia il piacere di tacere. Gentiloni dice che lo tranquillizzerà. Scusate. Comunque in serata il lussemburghese ritratta tutto. Movimento 5 Stelle, nel governo ombra ci saranno anche Ministero alla famiglia e alla meritocrazia e donne nei ruoli chiave. Secondo quanto riferito dal Movimento, la lista dei ministri è quasi completa e l'annuncio avverrà nei prossimi giorni a Scaglioni. Di Maio oggi ha lanciato la seconda proposta su chi chiede ai partiti di convergere per un eventuale governo Grillini. Dopo il taglio appunto degli stipendi c'è il no ai voltagabbana. Movimento 5 Stelle sempre il manifesto della Lombardi, più turisti, meno migranti. Poi su Facebook scrive di destra, sono concreta. La candidata del Movimento 5 Stelle per la Regione Lazio risponde alle polemiche sul suo messaggio elettorale. Ha detto che leggo i soliti giornali del PD parlare di virata a destra, ridicoli. La verità è che in questo paese ci sono temi intoccabili. Passiamo con i rifiuti a Napoli, l'inchiesta di Fanpage, gli affari a nord, i soldi sporchi di sangue, non c'è problema. A Venezia la presentazione di un protocollo per Marghera, Perrella riesce persino a stringere la mano al ministro Galletti, presentato da una donna, moglie di un colonnello dei carabinieri, che fa mediatrice su un affare milionario. Nelle 900 ore della videoinchiesta di fanpage.it su appalti, rifiuti e tangenti ci sono i pochi secondi di un incontro breve tra l'ex boss di Camorra Nunzio Perrella e il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti. Avviene il 26 gennaio 2018 a Venezia durante la presentazione del protocollo per la bonifica di Marghera, al quale Galletti partecipa in veste istituzionale. È bene specificare subito che il ministro è totalmente estraneo alle trame oscure raccontate da fanpage.it, grazie all'ex boss infiltrato con la telecamera nascosta. La breve stretta di mano è il frutto di un'idea della mediatrice dell'affare, nel quale sarebbe dovuto entrare Perrella, il cui telefono è rovente da mesi, da quando si è sparsa la voce che è rientrato nel giro. Ultima notizia, cari amici, riguarda WhatsApp, come eliminare per tutti i messaggi inviati e come recuperarli. Insomma, c'è tutta una verità. Leggetevi l'articolo sul fattoquotidiano.it. La popolare piattaforma di messaggistica, 1,5 miliardi di utenti al mese, il dato di inizio 2018, lo scorso ottobre ha inserito il bottone magico che permette di cancellare qualunque messaggio inviato in chat privato o in gruppi. Unico limite è il tempo. Il timer dice 7 minuti. Passati questi sarà impossibile cancellare qualsiasi parola. Bene, cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.